ed amici di rete 8 sport bentornati in gradinata e bentornati a, a pineto perché abbiamo rioccupato nuovamente questa eh, splendida location che è la sala polifunzionale appunto del eh, comune di eh, pineto e quest'oggi parleremo davvero un po', un po di tutto di tutti eh, gli sport che naturalmente l'abruzzo ci regala con i suoi eh, protagonisti io eh, vi ricordo l'appuntamento classico con eh, gradinata tutti i sabati alle 21:30 naturalmente su rete 8 Sport con le repliche domenicali delle 13:15 e poi naturalmente i canali YouTube della nostra emittente che metteranno sempre a disposizione nuove visualizzazioni per tutti i nuovi appuntamenti di eh, Gradinata. E allora cominciamo a conoscere gli ospiti che questa sera ci faranno compagnia qui alla sala polifunzionale di eh, Pineto iniziando è un'attività che non ho mai conosciuto e quindi stasera ho il piacere di avere qui con me il vicepresidente della Lega Navale di Giulianova Lido, Marcello Sonaglia. Buonasera vicepresidente. Buonasera. Tutto a posto? Tutto bene, grazie. Perfetto. Al suo fianco il direttore tecnico, sempre della Lega Navale di Giulianova, Pietro Carusi. Buonasera signor Carusi. Buonasera. Tutto bene, Tutto bene eh, in fermento perché in fermento, tra poco conosceremo sì, nuove iniziative esatto. per quel che riguarda non solo Giulia Nova ma perché i partecipanti a questa eh, famosissima regata, questo memorial, sono, sono tanti. Perfetto, sì, saremo più di 20 barche ma poi spiegheremo, poi spiegheremo nel, nel dettaglio. Al suo fianco... Uno dei partecipanti a questa eh, regata, poi faremo anche delle domande un po' particolari perché le curiosità mie ma soprattutto quelle di chi ci sta seguendo a casa sono, sono tantissime con eh, quei termini un po' particolari che riguardano il mondo della, della vela. Fabio Di Francesco, armatore dell'imbarcazione Scura, appunto partecipante a questa regata che si svolgerà a Giulianova il 12 novembre. Quindi domani tutti pronti per regatare. Buonasera signor Di Francesco. Buonasera a tutti, domani con, con tutta la grinta che ci contraddistingue saremo in acqua per, per fare il meglio possibile. Condizioni meteo? Eh, vento di Scirocco tra gli 8 e i 10 nodi. Quindi quasi perfetto direi, no? Assolutamente perfetto. Benissimo, perfetto. Dall'altra parte al centro eh, del parterre l'assessore allo sport della città di Pineto, Gabriele Martella, buonasera assessore, buonasera Lorenzo, buonasera agli ospiti, buonasera ai telespettatori di Rete 8. Stasera parleremo di sport a tutto tondo perché passeremo dal, eh, dalla eh, nave, dalla vela, dalle barche, dalle regate, passando per il calcio e conosce, eh, eh, a conoscere anche il sitting volley perché abbiamo qui un, un atleta formidabile che poi andremo a conoscere. Al fianco dell'assessore Gerardo Di Luca, vicepresidente del Pineto Calcio, tra poco... Conosceremo con l'intervista al sindaco Verrocchio di Maria Rita Piersanti questo gioiello che avete creato qui a Pineto. Una bella soddisfazione. Sì. Buonasera a tutti i telespettatori e permettetemi di preliminarmente dire che siamo orgogliosi di aver regalato ai cittadini di Pineto e ai ragazzi in particolare una struttura che è un fiore all'occhiello attualmente. Sotto l'aspetto calcistico la struttura ce l'abbiamo. Sono tre risultati, tre vittorie consecutive se non erro, vero? Per il Parliamo Pineto di Pineto Calcio Serie D. Sì. Eh, sì. Tre risultati ottimi, positivi, nove punti. Eh, adesso speriamo di continuare. Domenica andiamo ad Agnone, dove ci aspetta un ambiente un pochino caldo sotto l'aspetto diciamo, territoriale, ma soprattutto un campo che. Conosciamo, insomma, è un pochino ostico perché è su base di cemento, con un vecchio sintetico ormai desueto e insomma, condizioni ambientali non facili, però abbiamo fiducia nei nostri ragazzi che possono onorare bene la loro maglia che portano. E poi ci torniamo a sviscerare Certamente. un attimino quello che è il campionato in, eh, in generale, Certamente. ma anche e soprattutto... Eh, valutando la prestazione del Pineto, che nelle ultime settimane davvero sta riprendendo il volo, occupando la posizione più consona, secondo me, perché a livello, a livello di materiale umano, a livello di calciatori, avete attrezzato davvero una, una compagine importante. Ma è una squadra che è stata rinnovata per 8, noi undicesimi, l'allenatore l'abbiamo mantenuto perché comunque Daniele Mauro ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso. Abbiamo capito che dovevamo dare anche del tempo a questi ragazzi perché sono anche molto giovani. Abbiamo preferito ringiovanire la squadra e migliorarla, forse sotto l'aspetto tecnico. Abbiamo una grande fiducia e, non ultimo, abbiamo anche una ottima collaborazione col Pescara: per cui, qualche giovane interessante ce l'abbiamo di nostro, qualcuno è arrivato e qualcuno con una bella esperienza di questi campionati l'abbiamo preso, però stiamo con i piedi per terra, non facciamo voli pindarici, anche se siamo attualmente in zona playoff perché siamo al quinto posto, abbiamo perso un po' di punti all'inizio, però è un campionato che ci fa divertire ed è di buon livello, si vedono ottime partite il pubblico si diverte, ci divertiamo noi che è la cosa è più importante insomma. questo sicuramente, grazie vicepresidente di Luca, al suo fianco uno degli atleti per eccellenza perché Andrea Sansò del Sitting Volley Pineto ci mette tanto cuore, prima a microfoni spenti mi dicevi lo sport mi ha aiutato tantissimo è aiutato, forse, forse è stato fondamentale no? sì, intraprendere questa chance, iniziativa io, io dico una seconda chance è stata perché quando sono a terra mi sento un atleta a tutti gli effetti. Ah, scusate, un saluto a tutti i telespettatori di Rete 8. E qui a Pineto praticamente ci sarà la possibilità di fare un qualcosa di buono, quindi speriamo che... Progetti... Allora, ci spieghi un attimino, eh, 30 secondi, qual è la tua attività particolare perché mi raccontavi che precedentemente hai provato altre attività, perché ti sei innamorato di questa e qui ti sei fermato? Io mi sono innamorato del sitting volley guardandolo in tv nel 2012, c'erano le Paralimpiadi di Londra e guardando in tv ho detto a mia moglie, amore quello sport fa per me perché io avendo una amputazione bilaterale di entrambe le gambe, ho la conformazione fisica ottimale, diciamo, perché comunque il sitting volley è uno sport duro e faticoso, soprattutto perché ti devi muovere con le braccia a terra. E quindi, con un po' di sacrifici, mandando email a destra e manca, nel 2014 sono riuscito ad avere la prima convocazione in nazionale. Anzi, ne approfitto per fare un in bocca al lupo alla nazionale femminile e maschile di sitting che stanno partecipando ai campionati europei in Croazia e sono tutti i miei ex compagni quindi un pezzo del mio cuore sta con loro assolutamente A noi mandiamo noi, noi a loro il più grosso in bocca al lupo per questa manifestazione poi anche a te devo fare delle domande particolari sono perché per anche a livello tecnico naturalmente cambia molto e quindi sì. è giusto un attimino sviscerare questa, questa attività sportiva alla tua sinistra e, e parliamo nuovamente di calcio Fabio Fuschi del Real Giulianova buonasera Fabio buonasera a tutti e buonasera Lorenzo e agli spettatori a casa eh, parlavamo di Serie D col vicepresidente eh, Di Luca, tu sei pinetese, baratteresti un qualcosa per eh, tornare immediatamente in Serie D? Casomai col Pineto. Eh. Eh, barattare, eh, diciamo che la categoria te la devi guadagnare sul campo, perché penso che sia la cosa più giusta e la cosa più bella, perché uno in un anno... Fa tanti di quei sacrifici, eh, si allena tutti i giorni e credo che la soddisfazione più grande è quella di, di vincerla sul campo dopo, dopo tanti sacrifici, ripeto. Eh, mi fa piacere che il Pineto sta andando bene in Serie D. Io sono il primo tifoso perché comunque abito dietro lo stadio. Quindi la prima cosa cioè, quando guardo il giornale, guardo anche cosa fa il Pineto. È quindi... finito eh, al triplice fischio di Real Giulianova contro, non so, Spoltore. Ti colleghi sul telefonino per vedere che cosa ha fatto possiamo dire la tua squadra del cuore tra virgolette la mia squadra del cuore perché comunque ho fatto le giovanili a pineto ho fatto tutto il settore giovanile è normale che un pezzo di cuore è, lì, è qui a pineto adesso sei in un'altra città di mare importante che poi andremo a conoscere anche con gli amici della lega navale di giulianova è questo il campionato che ti aspettavi? Eh, non solo personalmente ma anche appunto riferito alla squadra giallorossa del presidente Bartolini e se ti aspettavi questo campionato da parte anche degli avversari? Ma guarda, eh, stare lì davanti non è mai facile, la nostra squadra è inutile nasconderci è stata costruita per, per vincere un campionato, ci sono altre, anche altre società eh, comunque attrezzate per, per, comunque per, per lottare per i vertici, adesso noi siamo avanti, abbiamo comunque sei punti di vantaggio, non sono tanti perché siamo a malapena un terzo del campionato, eh, sappiamo che, che sarà dura fino alla fine, però adesso ci godiamo questo momento e speriamo che, di arrivare così fino alla fine. Che duri il più, duri il più possibile, perfetto, poi torniamo anche da eh, Fabio Fuschi per conoscere meglio naturalmente. Le, eh, i vari aspetti del campionato di eccellenza però voglio tornare dal vicepresidente della lega navale marcello sonaglia perché voglio conoscere un attimino eh, non solo la vostra associazione ma anche e soprattutto quello che ci sarà domani il 12 novembre eh, sulla, sul mare di giulianova e credo vi sposterete fino qualche miglio più in là per naturalmente regatare nel migliore dei modi. Che cosa accadrà domani? Sì, sì eh, generalmente si rimane entro le tre miglia per questioni di sicurezza. Domani ci sarà la, il secondo trofeo dedicato a Mimmo Zipilli che è un nostro carissimo socio che è venuto a mancare due anni fa. Eh, noi del, seconda edizione, vero? Secondo questa, è seconda, questa è la seconda edizione. Eh, per noi è molto importante importante ricordarlo perché è una persona che era un appassionato del mare, un appassionato della vela, eh, gli piacevano le regate e quindi per noi che eravamo suoi amici è stato... È il giusto modo per ricordarlo. Tra l'altro stanno passando delle immagini, credo, della passata edizione con queste favolose imbarcazioni che sono proprio lì a regatare sul mare di Giulianova, è passata anche la eh, locandina. Lega Navale di Giulianova che storicamente quando è nata e qual è l'obiettivo, se c'è un obiettivo che volete raggiungere. Assolutamente sì, c'è sempre un obiettivo, magari si va per piccoli passi, però c'è sempre un obiettivo. Eh, la Lega Navale è eh, probabilmente la conoscete, è una realtà a livello nazionale, è eh, inutile parlarne, è un, sostanzialmente un ente eh, non profit ed è, è sotto la presidenza nazionale, quindi è una, è una cosa seria. La Lega Navale di Giulianova, in particolare, è nata nel 1990, noi siamo una sua sezione. Eh, ha come obiettivo statutario quello di eh, promuovere lo sport, eh, di promuovere eh, il mare in senso più largo, quindi non necessariamente solo a livello sportivo, ma eh, anche a livello di passione, eh, semplice passione. Eh, gli sport a cui si dedica possono essere la eh, pesca sportiva piuttosto che la vela. Che è sicuramente una, una cosa molto importante per noi di Giulianova, la vela è molto sentita, eh, la canoa e, eh, e così via. Diciamo che quello che noi cerchiamo di eh, promuovere è proprio la passione verso il mare. E ovviamente, essendo appassionati del mare, riteniamo anche che sia importantissima la parte relativa all'ambiente. Eh, all eh, quindi anche la Lega Navale di fatto si occupa anche. Anche di ambiente. Quindi rispetto eh, anche nei confronti del campo di gara, se si può così chiamare. No? Assolutamente sì. Capita spesso di vedere le imbarcazioni che magari durante eh, la regata o durante tra una regata e l'altra eh, raccolgono, che ne so, la cassetta eh, di polistirolo abbandonata e che sta, che sta navigando. C'è una sensibilità speciale eh, da parte di chi ama il mare. Perché... Questo, è, questo credo che sia uno dei migliori messaggi da lanciare, perché si sfrutta appunto quel campo di regata, però se non si tratta bene, poi si rischia anche di, di non poterci regatare più, oppure regatare in un, in un mare che non ha un colpo d'occhio particolare, ecco. L'altro obiettivo che ci poniamo è quello di infondere questo amore e questa passione per il mare ai ragazzi, per cui da sempre praticamente noi siamo federati con il CONI e con la Federazione Italiana Vela e quello che siamo anche scuola di vela federale. Quindi la nostra passione cerchiamo di trasmettere ai ragazzi. È eh, facile rispetto vari... ad altri sport oppure avete delle difficoltà? Perché immagino l'aspetto economico faccia la differenza anche, forse. No? Poi, no, diciamo che ce lo spiega l'armatore, così lui <ride> sicuramente poi ha più. Poi lo vediamo. È vero? Poi lo vediamo, sì. Poi lo vediamo con l'armatore, però diciamo che la lega navale di Giulianova si cioè cerca di evitare che eh, il, ci sia un, un limite all'ingresso. Mm, le imbarcazioni per la scuola Vela le mettiamo noi, quindi non c'è da eh, acquistare nulla. Eh, sostanzialmente c'è da pagare ovviamente quella che è la quota di iscrizione. Stiamo cercando, per l'anno prossimo, stiamo cercando di creare un progetto per cui questa, eh, questa, diciamo, questo scatto sia ancora più facile. Vogliamo creare un campus per cui eh, non si paga più la lezione di, eh, di vela eh, una tantum oppure una, per una settimana, ma eh, si eh, farà scuola continuativa durante tutto il periodo estivo. Probabilmente partiremo già da marzo a fare attività con le scuole, noi comunque facciamo attivi, molte attività con le scuole, anche il, eh, il Vela Scuola, che è un'attività promossa dalla, dalla FIV, della Federazione Italiana Vela, e ehm, noi vogliamo eh, intensificare questo rapporto con le scuole e con i, e con i ragazzi e eh, Tra l'altro un obiettivo, un piccolo obiettivo del gruppo dilettantistico vela e del direttivo eh, della Lega Navale di Giulianova è quello di riportare una eh, squadra agonistica a Giulianova. Che in questo momento manca una squadra di ragazzi. Quindi è parecchi stimoli. Quindi il lavoro, lavoro che vi aspetta è, è, è enorme. Però okay. naturalmente noi vi auguriamo di raggiungere questo obiettivo. Col signor Carusi, invece, eh, diciamo l'organizzatore per eccellenza di questo secondo memorial. Ci siamo visti qualche mese fa, ci siamo conosciuti per caso, ma a me piace invitare poi appunto le, i personaggi che da, conosco da casualmente. Ci siamo conosciuti da, da un amico e lui mi ha detto io faccio, faccio vela, ho questa passione, io naturalmente non avendo mai avuto la possibilità di conoscere questo, questo sport ho approfittato subito della, della sua conoscenza. E... Ci spiega un attimino come si svolgeranno queste quattro giornate di gara che partono appunto domani, equipaggi formati da quante persone e poi anche la tipologia di imbarcazione o della vela stessa che credo possano fare la differenza. Certamente, allora intanto non sono solo io l'organizzatore di questa. Eh ma io dovevo questa, un attimino accarezzarla, eh, quindi eh, visto che evento, ho conosciuto lei. Ma, ma benzia e tutto il gruppo della vela che sta portando avanti questo, questo, diciamo, questo programma e questo è, mh, soprattutto per raggiungere un obiettivo importante. Eh, sì, è vero, iniziamo domani, eh, che è il 12, con la prima regata, sperando di eh, coinvolgere, che stiamo aspettando ancora le ultime iscrizioni, eh, di coinvolgere il massimo del, delle imbarcazioni, dovrebbero esserci anche delle imbarcazioni che arrivano da Pescara, quindi dovremmo essere intorno ai 23-25 25, 25 eh, imbarcazioni che fanno regata. E questo è un bellissimo obiettivo perché è stata quasi una sfida per noi iniziare questo progetto nuovo. Il gruppo della vela, del settore che si affianca soprattutto alla Lega Navale, è un gruppo di appassionati che sta portando avanti questo progetto. E questo ci piace molto perché la cosa che c'è comune è la passione, la passione per questo sport, la passione per la vela. E vedo che ogni giorno che passa la gente si, ti domanda, si domanda, si appassiona, allora sì si fa questa è è bello perché sai siamo, ci piacerebbe venire a Giulianova anche da Pescara, che noi stiamo facendo insieme all'armatore l'amico, all stiamo facendo questo campionato giù a Pescara e stiamo coinvolgendo barche di pescare a venire a Giulianova, finalmente qualcuno che... E anche beh. sotto l'aspetto turistico, diciamo, Deffetto, no, può aiutare fa, perché si conoscono non solo le spiagge, ma, ma anche in, soprattutto ma, ma tutto fa. quello che c'è attorno. Il terzo tempo non so se esiste dopo eh, una regata, anche. però credo che qualche, qualche arrosticino anche, anche. possa anche. scapparci anche. fuori. Giulianova c'è altro, no, non c'è l'arrosticino. No, L'abbiamo già fatto, già fatto? Okay. è stata fatta una cosa bellissima tra l'altro. Credo, credo, credo di passarvi a trovare, <ride> perché se è quello che non arrogatare, a certo. curiosità un attimino poi se vi fermate dopo uh, i, il possiamo, racing come si, come si chiama tecnicamente match race, è, è un'altra cosa possiamo vabbè. Ospitarvi, ospitarti a bordo non è un problema ma io sono, sono disponibilissimo tanto non <ride> devo, de, devo provare un po' tutto Perfetto. nella vita quindi, quindi sono, eh, sono disponibile una domanda eh, quando si organizza si organizza insomma ci sono partite di calcio o eventi sportivi la burocrazia ogni tanto eh, prevede determinati cavilli, blocchi per quello che riguarda gli spettatori e tutto il resto. Sotto l'aspetto eh, della regata di questo, eh, di questo evento, che tipo di, di problemi avete avuto oppure se eh, ecco, sfruttare il mare tra virgolette, è più semplice rispetto all'utilizzo di un centro sportivo come quello del calcio o della pallavolo? Beh, non è così semplice perché ci sono del, come dire, delle... Eh, da rispettare alcuni, alcuni, diciamo, alcuni parametri alcuni, alcune, alcune leggi del mare per cui eh, quello che noi andiamo a fare deve essere sempre autorizzato mh, in primis dalla regione e eh, soprattutto eh, comunicare poi di conseguenza al, 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 diciamo, alla al capitale di, di porto, porto immagino, ecco. che, ci, che ci dà diciamo, il, il consenso a regatare nello specchio d'acqua che noi andiamo a, ad occupare per cui, non è sempre facile fare questo anche perché eh, le risposte sono molto come dicevi prima tu burocratiche sotto questa aspetto. quindi diciamo per quantificare e... un attimino il, i tempi organizzare un, un memorial del genere ricordiamo il secondo sì. eh, da quanto tempo ci lavorate? beh noi ci lavoriamo già da, da un bel po eh, su questa cosa anche perché mh, anche eh, finito il, diciamo, la, la parte primaverile abbiamo già iniziato a pensare a questo, a questo evento di diciamo di novembre eh, anche se nel frattempo abbiamo fatto un'altra cosa perché siamo stati eh, anche quest'anno la Lega Navale ha partecipato alla, alla Barcolana eh, noi come gruppo abbiamo fatto un ottimo risultato perché insomma su, su circa 2000 barche siamo arrivati al 140 posto per cui mh, è andata molto bene per Assolutamente. noi sì. certo. eh, l'anno scorso addirittura è andata ancora meglio perché abbiamo fatto la regata eh, della Lega Navale eh, nazionale, eh, diciamo siamo stati un po' gli outsider in questo caso e siamo arrivati primi di categoria e terzi, quindi con un risultato di grande rilievo, insomma, quindi siamo molto soddisfatti. Quindi mh, pensare a quello che stiamo facendo anche per il futuro, eh, eh, vorremmo riportare veramente visto che il nostro sindaco di Giulianova dice che Giulianova è la città delle vele, eh, noi vogliamo che Giulianova diventi la città della vela. Ed è giusto così e poi per quello che state facendo sicuramente non manca l'entusiasmo. Cioè. Eh, domani è un, un gran bel evento, io spero di, spero di, di venirvi a trovare... Perché, perché le dita. Eh. Assolutamente. Poi se vince qualcuno del posto, ehm, questo, meglio ancora. Questo no? Non ha importanza. 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 L'importante è che l'organizzazione è... sia impeccabile e da quello che mi state raccontando sarà sicuramente così. Prima eh. di passare da, dall'armatore di Francesco, no? se si tiene un attimo il microfono, così eh, rimpagliamo un po' sugli spot voglio andare dall'assessore perché lui è, è qui di eh, Pineto ma c'è uno sport eh, secondo te ti posso dare del tu tranquillamente va bene Gabriele c'è un, ehm, uno sport in particolare che ti ha spinto a scegliere questo impegno a livello politico e amministrativo perché assessore allo sport allora guardi io penso che ognuno di noi da piccolo ha sempre avuto la possibilità in gran parte dei ragazzi ho avuto la possibilità di fare sport in maniera sana io um, come tantissimi altri ragazzi avevo scelto il calcio ho avuto la fortuna di giocare ma ho avuto anche la sfortuna di avere un brutto infortunio ma non con lo sport con altro e lì eh, mi sono dovuto bloccare questo ha fatto sì che magari poi ascoltami ma eh... È davvero così, è stata quella la motivazione. O oh, tecnicamente non eri capace perché molti la utilizzano come scusa. No, anche se non hanno avuto nulla, dicono: vabbè, ho avuto un piccolo acciacco e allora ho cambiato obiettivo e mi sono buttato in politica nel tuo caso. No, guarda. Ti sei, sei, fa ti sei fatto male davvero? Mi sono fatto male davvero con un incidente stradale, purtroppo. Ma ti racconto questa. Utilmente per riderci sì, sopra, è altrimenti... ovvio, certo. Ero nell'ambito militare, in polizia penitenziaria, sono stato un anno, e lì giocando una partita a calcetto, eh, in quella serata a Verona, Montorio Veronese, e eh, giocando con me c'era un ispettore capo che faceva parte della squadra italiana della polizia penitenziaria. In quella sera lui mi fece convocare dal, dal mister e mi fece entrare in polizia penitenziaria quell'anno lì mi fece fare il campionato nazionale delle forze armate. Quell'anno lì veni a eh, giocarmi le semifinali a Monte Silvano contro i Carabinieri con la Polizia Penitenziaria e perdemmo i rigori. Però fui il capocannoniere di quell'anno, col quel suo 5. quindi, quindi insomma ti dico per, questo: per risultato. Per, beh, questo vuol dire questo. che non hai smesso perché non avevi qualità tecnica? No, no, assolutamente ho <ride> smesso per problemi fisici mh, più gravi. Però questo. Eh, poi Quindi la passione è il calcio. La passione mia la è, è stata sempre il calcio come si sta comportando la società del Pineto sotto l'aspetto calcistico, sotto l'aspetto organizzativo nulla da dire e poi conosceremo, lo ripeto, tramite l'intervista di Maria Rita questa questa bellissima struttura del Druda, ma sotto l'aspetto calcistico ti dà soddisfazione torni a casa da tre domeniche vai a casa felice. Precedentemente che cosa hai pensato? Guarda, io posso essere non orgoglioso e soddisfatto ma soprattutto fortunato che oggi vivo una, eh, una condizione, diciamo, sportiva, lungimirante sotto tutti gli aspetti. Ho la fortuna di avere una società sana: mio fianco, non perché c'è eh, Gerardo, eh, attenzione, ma perché ho una società sana sotto tutti i principi. Quando oggi vediamo ragazzi crescere eh, con delle strutture, Splendide come quelle che abbiamo noi, ma anche grazie a un connubio che è nato tra l'amministrazione e questa società, che è il Pineto Calcio. E penso che più di questo cosa dobbiamo credere? Quando vediamo dei ragazzi giocare e giocare con la voglia di divertirsi, significa che nell'ambito sportivo, ma soprattutto nell'ambito diciamo, delle nostre strutture,. È nato qualcosa di buono. Io ti posso dire che negli ultimi anni l'amministrazione ha lavorato per far sì che questa cosa avvenisse perché dei bravi ragazzi che oggi crescono a livello sociale, a livello culturale, con degli ottimi istruttori. E qui voglio ringraziare tutti coloro che, comunque, sia in prima persona, sono i primi educatori di questi ragazzi sullo sport. Sono uomini che cresceranno con una cultura diversa. Da qualsiasi altro livello, soprattutto. soprattutto migliore. Noi abbiamo la fortuna di avere tantissime realtà, come il Pineto Calcio, il Pineto Calcio, diciamo che è stata ad oggi ed è oggi l'elite diciamo, calcistico che rappresenta la nostra città. Abbiamo altre società che, comunque, sia, si occupano di impianti e, comunque, mi congratulo con loro per come tengono questi impianti. Ed amministratore non posso essere che contento di tutto questo. Contento perché oggi si sta lavorando per migliorare tutte le strutture che noi abbiamo sul territorio. Abbiamo iniziato proprio dalla pallavolo, passando per il calcio, andando per il calcetto, il tennis e tutti gli altri sport. Anche perché tu mi insegni, eh, dando in gestione le strutture alle stesse società, qualcosina si risparmia da parte... Eh, delle amministrazioni e credo anche eh, sia più idoneo appunto, affidare queste strutture alle società in modo tale che loro conoscendo in prima persona i vari problemi che ci sono possono un attimino tappare i buchi dove c'è bisogno di tapparli. Guarda, sì, in gran parte la società rispecchia poi la politica. Però a loro il mare in gestione non glielo possono, <ride> non glielo possono assolutamente <ride> no. dare, però per quello che riguarda ecco, le strutture di altri sport credo che sia forse la cosa più, più giusta da fare. Eh, io ho creduto in questo e ad oggi ne stiamo veramente avendo conferma. Abbiamo mm. società che hanno investito su, sullo sport e grazie perché hanno <coughs> avuto un connubio con l'amministrazione. Un ottimo connubio che si sta rilevando veramente vincente e questa è stata la dimostrazione anche perché il Pinetro Calcio ha fatto degli investimenti importanti sugli impianti sportivi, non solo su Gabriele Druda eh, come struttura. Invito anche magari tante persone a visitare il Mimo Pavone. Perfetto. Allora, grazie all'assessore Martella. Primo giro finito, prima mezz'ora volata via in maniera simpatica e leggera, spero e noi lasciamo la parola appunto a Maria Rita Piersanti per la sua intervista e ci troviamo qui di nuovo in gradinata tra circa 15 minuti. A dopo. Il nostro incontro di oggi sul palco, comodi, senza palla da far circolare qui, ma prima o poi ce la faremo, signor Sindaco. È una persona che in questo teatro, il polifunzionale di Pineto, è a casa sua. L'abbiamo incontrato più volte in occasioni di sport e non soltanto. Con Gradinata è sempre stato a suo agio. Io immagino che prima o poi Lorenzo Valeriani voglia fare una squadra con la maglietta di gradinata e riusciremo a far giocare diverse energie del territorio abruzzese e non soltanto. Però è un piacere avere qui il sindaco Robert Verrocchio perché tra i suoi tanti impegni non ha voluto mancare. Pineto, città di associazioni, di sport e di sport in modo particolare vocato al calcio in questo periodo perché c'è stata un'inaugurazione molto importante qualche giorno fa. Cosa è successo? Buonasera, buonasera telespettatori di, di Rete8. Abbiamo avuto un evento davvero bello. Eh, diciamo, direi un sogno, perché a distanza di 60 anni, possiamo dire quasi, è un campo sportivo che abbiamo al mare, uno specifico campo sportivo Gabriele Druda, è stato diciamo, riportato a nuovo: riportato a nuovo attraverso la realizzazione di un manto sintetico, la riqualificazione di tutta l'area degli spogliatoi. Eh, Dico un sogno perché su questo campo hanno giocato davvero migliaia e migliaia di ragazzi, molte delle persone che erano presenti all'inaugurazione, diciamo da, da ragazzini avevano giocato sul campo. E, um, frutto di una grande sinergia, di una grande scommessa e, e di una collaborazione tra il pubblico e la società, in questo caso Pineto Calcio, quindi tra il comune di Pineto e la l'ASD Pineto Calcio, il cui presidente è il dottor Silvio Brocco, che io approfitto ovviamente per ringraziare insieme a tutti i dirigenti della dell'ASD Pineto Calcio eh, per la disponibilità, la passione e la generosità, anche perché dicevo una scommessa... Perché riuscire a fare un intervento di questo genere, considerando anche l'importanza dal punto di vista economico, ehm, l'impegno quindi ha visto il Comune su un fronte come dire, stipulare una convenzione eh, particolarmente lunga che consentisse anche diciamo, alla società Pineto Calcio eh, di, di fare un investimento e nello stesso tempo, per quanto riguarda il Comune, fare degli investimenti diciamo, di contorno al campo mentre il Pineto Calcio ha eh, in qualche modo pensato all'intervento vero e proprio del, del sintetico, eh, un'opera che si aspettavano in tanti. Eh, e poi ci sono anche delle eh, situazioni un po' nostalgiche che siete riusciti a rivivere, perché mi raccontava che la piccola, giovanissima inauguratrice del campo, parliamo di decine di anni fa, è tornata a inaugurare, un po' cresciuta magari. Un po' cresciuta, decine, direi quasi 60, perché in realtà l'allora bambina, nipote della persona, quindi Gabriele Druda, a cui fu poi intitolato diciamo, il campo sportivo, eh, di nome Gabriella, oggi è tornata quindi a distanza di 60 anni, è stata un po' la madrina, mettiamola così, di questa giornata di inaugurazione nel taglio del nastro. È stato sicuramente un momento eh, commovente, anche se vogliamo, perché attraversare tanti anni, eh poi sì. essere di nuovo lì sullo stesso campo, intitolato lo zio a tagliare il nastro, quindi è, è stata una cosa davvero bella, ecco. Sicuramente questo funzionerà anche come elemento stimolante su quelli che lo utilizzeranno, al di là dei giovanissimi appassionati di calcio legati al pineto calcio, ma non soltanto perché anche in estate parliamo di turisti appassionati e il campo presumo, il campo presumo che si possa usare in maniera articolata, sì regolamentata, ma sia di uso comunque pubblico una volta finiti i campionati. E, per la cittadinanza è comunque un punto focale perché si trova in zona abbastanza centrale. Esattamente, si trova in zona centrale ma soprattutto si trova a qualche metro dal mare, eh, credo uno dei pochi campi sportivi eh, ad essere proprio vicino <ride> alla vista mare, quindi se da una parte darà, già l'ultimo qualche giorno fa insomma è stata la prima partita, una grande risposta alle esigenze del mondo del calcio, la giovanile nello specifico su questo campo andranno a giocare fino alla prima categoria eh, e quindi tutte le attività della giovanile, dall'altra, eh, come dicevi tu poco fa, eh, noi auspichiamo che possa diventare come dire, anche uno strumento dal punto di vista della promozione turistica. Perché immagino, ne parlavo in questi giorni con i dirigenti e anche ai tanti campus che si potrebbero fare d'estate perché davvero siamo a contatto con l'acqua: quindi la possibilità di ospitare anche eh, società mh, fuori regione, magari con, con ragazzi a fare attività di calcio e poi magari perché no fare insomma colonia, mare e tutto il resto e la vacanza in Abruzzo, in questo caso a Pineto. Quindi sicuramente anche quel risvolto lì. La um, società Pineto Calcio ovviamente è felicissima di questa novità, anche se è stata impegnativa, il Comune è in dubbio che sia contento. I cittadini cosa hanno detto? Quando avete comunicato il progetto durante le fasi dei lavori e quando poi è stato consegnato finito? Allora io non nascondo che durante la fase di eh, progettazione e di, di studio, di pianificazione, insomma dubbi sono arrivati. I dubbi sono arrivati perché è vero che da una parte eh, il un po' lì da 60 anni dall'altra magari il c'era anche qualche idea che arrivava, ma possiamo fare altro lì. Alla fine l'amministrazione, il Consiglio Comunale, devo dire all'unanimità, ha sposato il progetto e la proposta avanzata della Pineto Calcio, come dire, puntando ed investendo sullo sport, perché poi il significato è stato questo. Insomma, credo che per, per un'amministrazione puntare sullo sport significa dare risposta nel mondo del sociale. Si dice spesso che gli amministratori comuni dovrebbero fare di più perché comunque ci sono problematiche. Ovviamente. Ovviamente note nell'ambito dell'adolescenza, eccetera, non è facile in intervenire. Di certo come dire un'attenzione allo sport e un sostegno allo sport è una delle risposte più importanti. Perché eh, sicuramente il giovane che cresce, insomma, nell'ambito delle regole, della disciplina, buon esempio, esempio, del buon esempio, della solidarietà, il gioco di squadra, eh, sicuramente come dire, cresce con un qualcosa in più dal punto di vista. Eh, dell'educazione dal punto di vista anche della maturità e quindi eh, quando abbiamo fatto questa scelta abbiamo pensato a questo aspetto principalmente poi ovviamente Pineto non è, se, non è solo calcio perché abbiamo tantissime altre attività di cui siamo orgogliosi ovviamente come amministratori quindi dal basket al pallavolo al, perfino le bocce al ciclismo sono tante attività baseball però insomma in questo momento il calcio sta dando grande soddisfazione abbiamo tra l'altro la prima squadra in serie D, Approfitto per complimentarmi con la società, con tutti un gli atleti e sì. benissimo. Eh, e quindi ecco noi siamo felici e credo che siano felici anche i cittadini, i commenti che sono arrivati sono tutti davvero positivi e di soddisfazione, non solo per tutte le ragioni che ho appena detto, ma anche per aver riqualificato un'area, perché comunque è stata riqualificata un'area importante al mare, eh, contigua ad una pista ciclabile, Speriamo a breve, tra pochi mesi insomma, che possa essere anche realizzato ed ultimato l'opera, l'infrastruttura di ponte eh, tra il comune di Pineto e Roseto. A quel punto diciamo che quell'area lì sarà frequentatissima, insomma, ci sarà proprio un'infrastruttura ciclabile che avrà il suo perché. E questo campo insomma, sarà un, uno dei gioielli della nostra città. Una delle tappe importanti. Domandina curiosa da parte mia, ma non soltanto mia. Da bambino, da ragazzo, anche Robert Verrocchio ha giocato su quel campo qualche volta? Allora, io ho trascorso una parte della mia infanzia in Canada per cui facendo sport che magari sono un po' distanti dall'Italia tipo dall okay. al baseball, sì, queste cose un po' particolari per l'Italia però Vanno che bene. mi piacciono da morire poi ho trovato anche la possibilità di, di ripetere questa esperienza proprio a Pineto perché c'è un pattinaggio e all'epoca c'era anche una società insomma, che aveva puntato proprio sui pattini però sì, poi nel, nei primi anni ho fatto anche la mia esperienza di calcio insomma quella mia umile esperienza anche sul campo Druda E quindi nel giorno dell'inaugurazione è stato un pochino di commozione anche, a parte, anche da parte del sindaco. Sì, un pochino di commozione. Poi, diciamo, il calcio di rigore è stato affidato a, a Silvio Brocco, come è giusto che. Vabbè, presidente, <ride> assolutamente. Presidente, insomma, è stato immortalato da <ride> delle foto bellissime insomma. che noi abbiamo visto mentre ci stavamo raccontando di questa giornata. Ecco, Pineto è una città di sport e di tante, tantissime associazioni. È una, una piccola cittadina turistica tranquilla, ma non troppo. Perché la tranquillità in questo caso possiamo usarla come definizione impositiva. Non è una città dormiente, tutt'altro e se ne sta accorgendo chi viene continuamente ogni anno e fa da tramite perché racconta. Quindi il passaparola funziona a chi non c'è mai stato: racconta il perché venire a Pineto. Vi state organizzando sempre meglio? Ultima perla, ecco questo campo insieme alla pista ciclabile che si prevede dovrebbe essere completata più o meno quando? Allora, sono in corso gli ultimi lavori per l'ultimo tratto che collegherà diciamo la nostra pineta storica ai confini sud. Con la Torre di Cerrano e crediamo che da qui a due o tre mesi insomma, dovrebbe essere ultimato quel tratto lì. Stiamo in questi giorni affidando i lavori per una, eh, uno, due, tre, un quarto lotto di pista ciclabile che attraverserà il centro del nostro paese, quindi dalla pineta storica, attraversando l'area sportiva dove abbiamo la palestra per arrivare al parco Figliani. E, e possiamo dire che anche grazie diciamo, alle piste ciclabili e non solo, eh, abbiamo una città eh, di cui. Ovviamente siamo orgogliosi che sta puntando sulla mobilità sostenibile, sul turismo sostenibile e soprattutto sulla qualità della vita. Perché, se da una parte ehm, abbiamo citato le piste ciclabili, la Pineta, il mare, la Torre di Serrano, l'area marina, il Parco Figliani, su cui abbiamo inaugurato proprio con questa ultima stagione il Park Adventure, sono iniziati i lavori in questi giorni per la riqualificazione, messa in sicurezza, ma soprattutto valorizzazione di un vulcanello di fango che abbiamo. Quindi avremo diciamo, tre eh, monumenti ambientali, chiamiamoli così, in qualche modo collegati: la Pineta Storica con la Torre, il Parco Figliani, fino ad arrivare al Vulcanello. Questi tre siti saranno collegati, sono collegati attualmente da pista ciclabile, e questo dal punto di vista diciamo, mh, delle attenzioni verso l'ambiente. Perché io ricordo sempre che Pineto oggi deve ringraziare Figliani se ha pensato. Eh, Quasi 90 anni fa di piantumare migliaia di pini lungo la Pineta. Siamo uno dei pochi comuni ad avere questa realtà, questo patrimonio, ma anche Patelli che ha pensato insomma di creare una eh, strada che consentisse al traffico pesante di passare fuori e consentisse poi la nostra città di rimanere, di rimanere un po' quella bomboniera dal punto di vista della qualità della vita. E se qualità della vita significa mh, guardare la sicurezza, guardare ai servizi che sono presenti sul territorio, servizi magari che si avvicinano anche le, le fasce più deboli, se qualità della vita significa eh, cultura, qualità della vita significa anche sport e qui io ci inserisco anche gli investimenti che pian piano vorremmo fare su tutto il territorio, abbiamo avviato una programmazione in questi giorni, eh, questa grazie alla Pineto Calcio, ma ci sono tanti micro interventi che andranno come dire ad adeguare e mettere in sicurezza le strutture che abbiamo, e questo da un punto di vista strutturale ovviamente con tutti i limiti e le difficoltà che hanno gli enti, dall'altra parte Parlando di una città attiva, è vero, una città attiva perché abbiamo oltre 50 associazioni, ovviamente non tutte nell'ambito dello sport, se aggiungiamo ancora dello sport ne sono ancora di più eh, di società sportive, ma sono associazioni tutte davvero attive. Abbiamo deciso sin dall'insediamento di non porci come protagonisti nella programmazione anche... Se pensiamo al calendario estivo piuttosto che ad altri eventi, ma in qualche modo dare sostegno alle associazioni che ci sono, perché ovviamente investire 10 accanto ad un'associazione significa poi realizzare 50, perché abbiamo ehm, diciamo, eventi, risorse viaggio, umane anche. che lavorano per valorizzare il territorio. Perfetto. e questo ha consentito al ecco, nostro territorio che vive principalmente di turismo non solo di arricchire una stagione estiva tra eventi sportivi e eventi culturali di 160 uh -huh. appuntamenti ma anche di cominciare ad allungare la stagione estiva appunto grazie allo sport e prossimo anno siamo ancora già al lavoro diciamo, sugli appuntamenti sportivi chiamiamoli grandi eventi accanto a degli eventi che riguarderanno il calcio ospiteremo eh, il campionato nazionale di mountain bike, ospiteremo uh -huh. Eh, quasi sicuramente di nuovo il ritiro della nazionale parolimpica perché stiamo Perfetto. facendo un percorso nel mondo del parolimpico abbiamo caratterizzato un po' la stagione estiva da quattro anni dalla notte bianca dello sport dello sì. sport parolimpico e c'eravamo anche noi sì, <ride> sì, e sì. c'eravate anche voi a raccontare quella notte lì mh, ma passando per il trofe trofeo di nuoto ai campionati ecco quest'anno ospitiamo anche di, di nuovo ospitiamo i campionati nazionali aned trapiantati e dializzati quindi Fantastico. pensiamo che lo sport possa non solo dare una risposta dal punto di vista del, della salute sociale, ma possa essere una leva straordinaria, forse una delle poche leve straordinarie che possono aiutare una città come la nostra ad allungare la stagione estiva. E poi per il calendario invernale ne riparleremo perché anche qui le associazioni hanno moltissimo da fare. Lorenzo, se vogliamo fare la squadra di gradinata, scegli la, la divisa, la livrea. Ci organizziamo perché il campo per allenarci ce lo presteranno, ormai il Druda è pronto, vista male per l'estate e se vuoi arrivarci in bicicletta tempo qualche mese puoi farlo anche in questo modo. Grazie al sindaco Robert Verrocchio. Grazie a voi. Grazie alla città di Pineto. Lorenzo, sei pronto? Eccoci tornati, grazie a Maria Rita e al sindaco Robert Verrocchio, ci hanno fatto conoscere in maniera più dettagliata quella che è la nuova struttura, il Druda qui a Pineto, che sicuramente fiora all'occhiello della città, non solo, eh, parlavamo prima con l'assessore Martella, città eh, sportiva per eccellenza quella di eh, Pineto e sarà una struttura che secondo me potrà essere eh, utilizzata anche eh, per eventi diversi e eh, staremo a vedere col passare del tempo. Vicepresidente Di Luca, ha parlato bene l'assessore, no? credo anche il, il sindaco, però adesso torniamo al calcio, al calcio, al calcio giocato. Eh, avete rispettato tutti quelli che erano gli obiettivi fino ad adesso oppure pensate di ritoccare qualcosina all'interno della Rosa del Pineto Calcio? Ma questa è una domanda che... Che le dovevo fare? Sì, mi, mi doveva fare, ma forse sono il meno titolato a rispondere, perché sono organismi tecnici che sono deputati a queste scelte. Il Presidente il Dottor Brocco lo conosciamo, se, se ci fosse qualcosa da migliorare non è che si tira indietro. Eh, l'importante è capire dove vogliamo arrivare perché insomma, eh, la vetta è abbastanza lontana però eh, con i tre punti in palio ogni domenica le posizioni si guadagnano rapidamente ma si può anche scivolare all'indietro il campionato è molto molto difficile eh, vi sono realtà molto molto organizzate mi sono squadre con rosa di 30 giocatori, quasi a livello professionistico, mi riferisco al Matelica, mi riferisco al Pesaro. Sono realtà eh, molto presenti ormai da qualche anno con delle presidenze importanti che hanno una gran voglia di emergere. Noi la voglia ce l'abbiamo pure. Preferiamo mantenere attualmente un basso profilo, non possiamo dire... Ci siamo anche noi, quello è sicuro. Per cui per rispondere alla domanda se può arrivare qualche ritocco, potrei dirle che probabilmente sì, però dobbiamo ancora valutare bene perché un 15 passo lungo, non più della gamba, no? No, sempre in maniera equilibrata. Perché mm, il Pineto Calcio non fa voli pindarici, noi rimaniamo con i piedi per terra. Facciamo quello che possiamo fare, né più né meno. Ed è già tanto il fatto che siamo in questa categoria e che ci misuriamo con realtà molto più grandi, organizzate, organizzate forse no, ma potenzialmente molto più appetibili di Pineto tranne poi verificare che la realtà è completamente diversa perché vi sono anche città che purtroppo sono più grandi di Pineto e quindi più hanno grandi, un, no, un pubblico no, diverso. No, a parte il pubblico, ma poi il pubblico rappresenta in termini economici un 10% del bilancio di una società l'altro 90 bisogna mettersi le mani in tasca. Mettersi le mani in tasca, reperirlo, avere un'organizzazione eh, che prevede anche il concorso di sponsor importanti, aziende che, eh, che deve avere alle spalle una grande voglia di, di farlo, perché eh, insomma, se non c'è una passione di base in una società organizzata come siamo noi, è difficile eh, andare avanti. Noi non siamo persone, parlo dal Presidente Brocco, anche a me, a Renzo Rastelli, presidente dell'Aran Ward, Renato Brocco, Arturo Scrivani: non abbiamo né interessi a fare case, a costruire appalti, fare politica. Stiamo bene così, ci divertiamo col calcio. Non abbiamo nessun tipo di interesse se non quello di vedere dei giovani crescere bene. Sotto l'aspetto morale, culturale, sportivo fisico, se pensiamo che abbiamo mediamente 250-300 ragazzi all'anno, tra scuola calcio e sei campionati dilettantistici, se lei proietta. Lei ti del tuo, scusa. Sì, ma non c'è problema, se tanto ci conosciamo benissimo. Sì, qui, qui facciamo finta di facciamo essere formali. Finta ma... di essere formali. Se proiettiamo questi numeri a dieci anni, io, si, posso, certo. io posso dire che abbiamo formato 3000 persone ed è una cosa fuori dal mondo. Questo è l'obiettivo del nostro progetto. E come dico spesso, avete tenuto i ragazzi, soprattutto i più piccoli, all'interno di un territorio sano perché spesso e volentieri si sente un po' di tutto in giro no? quando, ehm... quando non c'è lo sport. Eh, spesso si corre il rischio di lasciare i ragazzi in giro, io spero che eh, la vela possa aiutare anche sotto questo, sotto questo aspetto. Eh, allora le giro la domanda in un modo un po' più elegante. Può questa città, può questa società sognare la Lega Pro? Beh, I sogni si fanno di notte. Poi, tra qualche ora poi, mi risponderà poi, poi, la, no, poi la mattina uno si sveglia e si, torna, realtà, razionali. E si, torna, eh sì. si torna razionali eh, si no, potrebbe sotto, anche... sotto, sotto l'aspetto organizzativo no, non parlo di quello economico perché sarebbe scortese e poco elegante appunto. però sotto l'aspetto organizzativo mi sembrate no, delle sotto persone sotto l'aspetto organizzativo esatto. il Pineto c'è come ci sono altre realtà Chiaramente eh, vincere dei campionati c'è un concorso di tanti fattori. La fortuna, forse, è una la delle fortuna, prime. La, for, la fortuna, nel passare economico, c'è quello arbitrale. C'è quello arbitrale, è quello orga eh, organizzativo, ehm, appunto. Eh, ma soprattutto la motivazione, il fatto di crederci. Qualsiasi sport, dalla regata al suo sport. Se non c'è una forte motivazione dentro si non si fa niente, così come anche lo studio, la cultura, la voglia di fare, perché eh, queste cose non vengono perché qualcuno ce le ordina e ci dice vai a fare dirigente, vai a fare presidente, vai a fare calcio, vai a fare regata, vai a fare sport di qualsiasi Ma tipo. Guardi, di sicuro non ci si arricchisce secondo me, quindi questo lo possiamo già eliminare, no. anzi forse qualche soldino ci si... Ci si rimette anche. Sì, sicuramente, ma quella è la parte meno importante perché chi si avvicina eh, a un'organizzazione sportiva sa già a priori quello che può dare con quello che si può dare dove si può arrivare. Ma molte volte non è detto che chi investe di più raggiunge il miglior risultato ah, e nel campionato nostro. Ci sono diversi no, Non esempi. voglio fare nomi, Però ma ci sono degli ne esempi. faccio uno a caso: il Matelica. L'anno scorso ha investito somme veramente importanti. Alla fine non solo non ha vinto, è uscito anche ai playoff perché quando vai a cooptare giocatori di una certa importanza che sono anche costosi, puoi tenerli a freno e tenerli uniti perché purtroppo si gioca in 11 con 2-3 sostituzioni. Tu hai una rosa di 30 giocatori e eh, qualcuno sta col muso storto. Eh, mantenere un equilibrio è la cosa più fondamentale che ci sia nel gioco del e calcio. Se, e se succede in terza categoria il mugugno di, del panchinaro, figuriamoci sì, sì, in, perché, in campionati più perché importanti. perché c'è un, un problema legato non solo alla partecipazione alla gara di calcio, ma sappiamo poi che a fine campionato quei giocatori che non hanno... Disputato, tozze, minuti, totte possono avere, minuti cioè, Come difficoltà si, a come si presentano poi sul mercato? Hanno un biglietto da visita diverso rispetto a chi ha segnato a eh, cioè chi ha giocato. Di più. Purtroppo svalutato, e allora mh, diventa difficile. Quindi il mix ottimale è quello di avere ragazzi che abbiano l'intelligenza di aspettare il loro turno, quindi prima uomini e poi calciatori. Prima uomini e poi calciatori, e questo vale anche per quelli. Che hanno Uno stipendio o un no, rimbalzo più qualche anno in più perché è chiaro che si crea la competizione sì, questo, questo aiuta anche a migliorare. E noi vogliamo no? essere anche chiari in questo: cioè chi sta a Pineto deve, Sa che le sono deve sapere che eh, si vince in 24, non in 11 o in 12 e si perde in 24 e si perde in 24. Per cui se c'è qualcuno che va in banchina è come se fosse stato in campo e viceversa perché se no non potrebbe stare qui questi sono i presupposti molto importanti questo è un bel messaggio allora io mi avvicino ad Andrea Sansogli passiamo il microfono Andrea messaggio importante questo del vicepresidente però nella tua disciplina credo che sia un po' tutto diverso no? sì, è un po'... soprattutto eh, parlando di rimborsi o, o, o di stipendi no lasciamo, lasciamo perdere quell'argomento perché è quello che spicca che mi spinge la passione, però volevo un attimo, un'altra mia passione è il calcio, perché io sono qua in Abruzzo, sposato felicemente da 15 anni, per il gemellaggio che c'era tra il Pescara Calcio e il Messina Calcio. Ah, tu sei messinese? Io Sono di Messina e 15 anni fa, 16 anni fa sono stato invitato a trascorrere una settimana da tifosi pescaresi che nemmeno ci, cioè, ci conoscevamo solo per telefono e sono stato accolto come uno di loro e qui poi ho conosciuto mia moglie. E quindi sono rimasto qui per una mia scelta. sono un tifosissimo del Pescara Calcio. Quindi devi ringraziare il calcio. Sì, il calcio non, solo, non solo, naturalmente, per aver conosciuto eh, nuove amicizie, ma anche e soprattutto per, per, il, per il matrimonio. Sì. La tua disciplina eh, non lo possiamo negare, è particolare, ma sì. se la volessimo spiegare in eh, pochi minuti, eh, che cos'è che è la differenza dalla classica pallavolo? Allora, la differenza, l'unica cosa che la differenza è che si sta seduti. La rete è a un metro e un metro e dieci da terra, le regole sono uguali, tranne che nella battuta si può fare il muro e bisogna ah, muoversi ecco. con le braccia. Il sederino deve stare sempre a terra. Ah, Quindi a contatto con il, con il parquet in questo sì. caso, con il tappeto, eh, non, non potete sollevarvi e quindi fate tutto con le braccia. Tutto con le braccia, sempre 6 contro 6, con, con tutte le regole della pallavolo. Infatti, è una delle poche discipline parolimpiche che ancora è gestita dalla FIPAV e non dal CIP. A proposito di FIPAV, tu hai eh, questa divisa dove sì. c'è il logo della FIPAV Basilicata e quella della quella FIPAV Abruzzo. Sì. Come mai questa associazione? Perché io praticamente nel 2014 sono stato l'unico atleta abruzzese a partecipare al campionato regionale che è stato fatto in campagna e quindi siccome ero solo, da, so, da solo mi sono aggregato con la Basilicata e ho fatto il campionato con loro. Quindi loro ti hanno cercato perché eri l'unico abruzzese oppure hai dovuto un po' superare degli ostacoli anche a livello burocratico per associarti a quella, a quella federazione? No, nessuno. Allora, dal livello burocratico ho sempre avuto la massima disponibilità da parte della federazione. Poi noi ci conoscevamo perché comunque non siamo in molti a giocare a sitting quindi bene o male ci spostavamo. Io per allenarmi, sono stato un anno. Tesserato con l'Apriglia, un anno sono stato tesserato con Mondragone, un anno con la Polisportiva Francavilla, adesso sono con la Pineto Volley. E ti trovi alla grande immagine? E mi trovo bene. Poi noi, grazie, ne abbiamo approfittato ma a settembre. C'è stato lo stage della, della nazionale di Sitting Volley che si stava preparando per, per gli europei che ci sono proprio in questi giorni. E lì ho avuto, abbiamo parlato e quindi c'è la possibilità di un progetto di portare il sitting di nuovo in Abruzzo, perché il mio sogno è di fare un campionato regionale con una rappresentativa abruzzese e poi farlo qui in Abruzzo. Quindi le, le possibilità ci sono, anzi ne approfitto che c'è l'assessore. Allo sport, se mi dà una mano, poi se mi vuole dare anche due gambe non mi offendo, <ride> bella questa a parte gli scherzi perché comunque io faccio anche nelle scuole con i bambini, lanci dei bei messaggi. Ogni eh, volta devo dire che c'è una differenza. Io ho notato una differenza in questi anni, e una volta, ma forse più per ignoranza, il, il disabile perché è troppo per me, è troppo dire diversamente abile non è la parola che fa. Quindi il disabile veniva visto, si aveva un po' di paura, invece io adesso nelle scuole vedo che dopo qualche secondo che mi chiedono ti fa male, come stai, sono uno di loro. Amo il sitting anche per questo, perché è uno dei pochi sport paralimpici dove non c'è differenza tra l'atleta normodotato e l'atleta disabile. Stai a terra seduto e giochi. E poi in questi anni anche molti allenatori di, di, della Lega A, tipo il mister Giuliani, che adesso allena Piacenza. Ma quando allenava la Lubbe, usa il sitting come, come proprio metodo di allenamento. Perché... Questo anche rinforzare le braccia al massimo, credo. Eh. eh sì, non è solo quello, è anche poi la velocità. Poi il livello delle nazionali, sia in Europa sia nel mondo, è molto alto. Noi siamo indietro, però io già, dopo aver visto i miei ex compagni. Non li vedevo da un po', ho notato che... Ampi miglioramenti. Sì, e ce ne saranno anche perché poi comunque ci spinge una cosa, la voglia, la volontà. Per noi, almeno per me, niente è impossibile, tutto si può fare. E la passione per i nomadi? Così ne approfittiamo per lanciare ecco, questa nuova iniziativa. La passione per i nomadi nasce dal fatto che i nomadi hanno a cuore molto la solidarietà, l'aiutare le persone e eh, nel 2014 è nata proprio un'associazione qua a Pescara, Abruzzo Nomadi che, eh, che aveva lo spirito, cioè, la passione per il ciclismo e per, i, e per Pantani in particolare quindi nasce questa associazione che in questi anni ha organizzato eventi per aiutare varie associazioni sul territorio ora il 19 dicembre ci sarà un evento a Pescara dove il ricavato verrà dato all'associazione Adricesta, che si occupa principalmente di aiutare i bambini che sono in malattia all'ospedale pediatrico di Pescara quindi ci sarà buona musica buona cucina e ci saremo allora noi noi invitiamo tutti a partecipare il 19 dicembre uh, il 19 novembre, eh, scusa, novembre ecco, appunto. Eh, Pescara è al centro polivalente di Monsignor Britti che sta a San Donato sì, noi stiamo vedendo la locandina che eh, invita tutti sicuramente a partecipare a questo evento eh, Andrea grazie perché davvero grazie hai te. lanciato dei messaggi importanti e quando vuoi noi siamo qui ad ospitarti e poi se puoi porta anche qualche collega, così conosciamo Beh, speriamo anche... Speriamo di trovarne, speriamo di essere qua una platea numerosa. No, ma più che altro voglio anche sapere se sei bravo davvero come racconti, eh, adesso non avendo l'interlocutore. L'età <ride> avanza, quindi infatti un altro mio desiderio è quello un giorno di allenare, diventare un allenatore di settimana. Eh, allenare Allenare è dura, adesso lo chiediamo a Fabio, <ride> vabbè lui ancora... Ancora gioca e gioca alla grande. Fabio, torniamo a parlare di, eh, di calcio. Domenica è una partita dura, ancora una volta, ma il campionato di eccellenza Abruzzo eh, è così e sarà così. Il, preside, il vicepresidente di Luca lo, lo potrà eh, confermare. Tu personalmente stai facendo quello che, che ti aspettavi. Eh, secondo te qual è il mese giusto per tentare la fuga decisiva? Ma no, eh, il mese giusto non c'è, perché tutti i mesi... molti dicono dicembre-gennaio dopo il mercato di riparazione, quello è un po' il periodo clou. In realtà si parla sempre di febbraio-marzo, perché di solito è lì è il periodo diciamo ideale. Però guarda, non, non credo ci sia un, un mese o un periodo dove comunque si può vincere o perdere un campionato. Tutti i mesi, tutte le settimane, tutti i giorni sono importanti, bisogna allenarsi dal primo all'ultimo giorno alla stessa maniera fino a quando comunque non riesci a raggiungere l'obiettivo. Fino adesso 12 giornate di campionato, qual è l'attaccante che ti ha dato più fastidio? Lo possiamo dire? Beh, forse è stata la prima giornata quando ho incontrato Giglio, del Paterno. Devo dire che è stata dura. È stata dura, io l'avevo visto sempre in altre categorie perché lui ha fatto, credo, la, la Serie C per tanti anni. Eh, devo dire che è un grande giocatore, è stato, è stato veramente difficile marcarlo. Una domanda che forse ti hanno, eh, ti hanno fatto in tanti: eh, è più difficile giocare a Giulianova sotto l'aspetto della concentrazione, dell'attenzione, dell'impegno? Oppure hai la testa giusta per affrontare il palcoscenico del Fadini senza nessun tipo di problema? Ma eh, avendoci giocato già comunque da avversario Devo dire che era già stimolante eh, da avversario Quindi era già una forza per me comunque quando giocavo contro Giulianova A Giulianova, avendo comunque la tifoseria contro E devo dire che non mi aspettavo nemmeno io personalmente di, di affrontare ogni partita al Fadini con, con la concentrazione giusta Diciamo che sotto questo aspetto sono maturato da, da parecchi anni sono, sono veramente contento di, di come sto affrontando questo, cioè le partite ogni domenica perché sinceramente il Fadini non è facile da... Cioè la domenica devi affrontare diciamo, due squadre, uno è il Fadini perché fino a quando comunque ti spingono i nostri tifosi sono, sono eccezionali. È... Però se le cose vanno male... Se le cose vanno male devi avere la personalità di... come dire, di... Di, 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 non, isolarti. Di, di, non, di isolarti, di non ascoltare niente e comunque cercare di, di rimediare nel più breve tempo possibile. Nelle prime giornate non andava benissimo no? il rapporto tra, eh, non voglio dire società e tifosi, ma tra eh, tifosi e squadra. Forse qualche supporter si vedeva eh, non troppo impegno da parte di qualcuno della vostra squadra. Lì come ci si comporta, nel senso il ruolo del capitano, di Del Grosso piuttosto che di Romano Tozzi Borsoi o il ruolo di Fabio Fuschi, che cosa facevate? Le classiche cene, le classiche riunioni per staccare un po' la spina oppure avevate bisogno di altro? Ma guarda, le, le riunioni comunque le facciamo, le facciamo lo stesso perché ci confrontiamo ogni, ogni martedì alla ripresa degli allenamenti, le cene si fanno perché è bello comunque stare insieme eh, e fare gruppo. E fare gruppo perché anche condividere anche l'esterno del, dello spogliatoio, del calcio. Eh, ma io, guarda, quando le cose andavano male non credo che c'era qualcuno che, che non si impegnava perché l'impegno da parte di tutti c'è sempre stato. Naturalmente la nostra squadra è cambiata tantissimo. Abbiamo, abbiamo avuto anche la fortuna comunque di rimanere in parecchi, però tanti sono nuovi e naturalmente quando si cambia metà squadra ci vuole comunque il tempo per... Si vede la differenza. Sì, certo. E, e secondo me anche il peso eh, di dover vincere per forza quasi no? può generare nella testa di, di, di qualche eh, giocatore meno esperto, non dico di Tozzi Borsolidi, del grosso o da parte tua, ma naturalmente soprattutto per quello che riguarda gli under un po' di difficoltà può essere, può essere generata. Beh certo, ritornando al discorso di prima come hai detto tu, il Fadini cioè, se non ha la personalità non è, non è facile da gestire, eh, però dai, i nostri tifosi alla fine nessuno ha mai, ha mai esagerato, anche quando le cose magari andavano bene male eh, soprattutto ricordo quest'estate, non abbiamo vinto un amichevole, magari qualcuno giustamente si lamentava, dice dove va sta squadra e cose però noi lavorando tutti i giorni abbiamo avuto sempre la fiducia da parte delle, del, del mister, delle, del presidente, ci sono stati Sempre vicini, quindi i risultati, stanno, i risultati adesso stanno arrivando. stanno arrivando: grazie a Fabio Fuschi. Allora, io cambio lato, vado dall'altra parte e vado dall'armatore. La prima domanda, perché naturalmente eh, per tanti anni l'abbiamo eh, sentita pronunciare, eh, Vicepresidente: cazzare la randa. Io adesso sono curioso perché voglio sapere che cosa vuol dire cazzare la randa, che può sembrare un termine un po'. Sì, dire, eh, scurrile, però insomma è quello in assoluto, quello più... in assoluto. allora, <ride> che cosa vuol dire cazzare la, la Randa? E poi andiamo sotto l'aspetto economico, perché fare l'armatore, secondo me, è abbastanza pesante sotto quell'aspetto. Ma allora eh, cazzare la Randa è una cosa Molto, molto semplice: vuol dire chiudere la vela. Che è la, ve la, la Randa, è la, la main sail della, della barca a vela, quindi la, la vela più grande eh, nel Lato economico, lato economico non è poi così importante. Si può scegliere ovviamente di fare regate ad altissimi livelli e i costi diventano stellari, a dir poco stellari. Allora, per renderci conto, la manifestazione che ci sarà domani il costo medio di un'imbarcazione si aggira sui? La tassa di iscrizione è di 70 euro e l'imbarcazione? Tutta l'imbarcazione. Cioè, quindi, cioè no, no, però dico il costo proprio della, della... della barca sì. il costo della barca varia a seconda della lunghezza di, di come è realizzata costo medio delle partecipanti costo medio domani. Delle partecipanti possiamo dire tra i 50 e i 70 mila euro ok, non è lo sport per me assessore, quindi non so se lo è <ride> per lei ma io devo darmi ad altro <ride> però, però ha ci detto vuole. così in, in scioltezza quindi vuol dire che secondo me il vicepresidente può anche se lui preferisce il Nordic Walking, vero? Sì, sì. sì. Ecco, lui preferisce il Nordic Walking. Ma... È molto ma molto più economico. Ma parteciperanno barche anche da 15.000 euro, da 10.000 euro, a volte anche più piccole. Eh, però è una cosa molto importante, eh, fare regata insegna a gestire le condizioni in mare anche le più difficili ed è molto importante per la sicurezza quando poi si va in crociera durante l'estate. Eh, avere coscienza dei limiti dell'imbarcazione eh, e dei propri soprattutto è, è molto molto importante e quindi vuole essere un'esortazione a tutti quelli che non hanno aderito eh, a, ad aderire alla prossima perché perché è importante, perché è qualcosa che, che ci aiuta ci dà, altro, ci dà altro, non solo sotto l'aspetto sportivo e soprattutto credo il rispetto nei confronti del mare perché quello deve essere, deve essere la, prima, la prima cosa eh, hai un obiettivo per domani oppure pensi ah. di trovare dei, dei concorrenti più agguerriti di te i nostri e se concorrenti ci sono... Più Assolutamente, <ride> I, concorrenti, i concorrenti sono tanti, sono tutti agguerritissimi e andiamo in mare per, per fare il meglio, per, per sbagliare il meno possibile e per portare a casa il miglior risultato possibile, ma soprattutto per passare una bella giornata tra amici e divertendoci nello sport che ci piace. La sua è una barca accogliente? Abbastanza. La passerò a trovare allora. Ripassiamo. L'invito è... è. sempre è abatto, aperto, spero. Io non so se novembre è il mese adatto, però poi per quello che riguarda l'abbigliamento, che è molto, ma molto tecnico e affascinante, credo, quello della barca a vela. Quindi. Ci pensiamo noi per l'abbigliamento, perfetto. E... Senza nessun costo, quattro... immagino. Assolutamente, assolutamente no. <ride> perfetto. Grazie a Fabio, a Fabio Grazie. Di Francesco. Eh, allora, vogliamo ricordare gli orari di domani, quindi 12 novembre, eh, campo di regata dove? Allora. Precisamente. 12 novembre, eh, briefing alle 10. Eh. Pensiamo di la partenza verso le 11, eh, quindi il campo di regata è mh, nelle acque in distante il porto di Giulianova, quindi siamo abbastanza vicini, Comodissimi da raggiungere, Comodissimi insomma. da raggiungere, anzi per chi volesse venire a, a passare magari una giornata sperando che il tempo si, ci sia, sia clemente, sia un po' di sole, eh, si può gustare la regata anche dal porto, perché da lì si quindi può... Con vedere... una frittura in mano, con un cartoccio Beh, di frittura potremmo... Perché no? Perché no? Insomma. Benissimo. Perfetto. Vicepresidente, eh, sotto l'aspetto organizzativo abbiamo detto un po' tutto. Eh, accogliete nuovi iscritti, naturalmente, nella, nella vostra sì, associazione. Anzi io vorrei aggiungere che ovviamente. Il... Fabio ha, ha detto quella cifra, però in realtà quello è il costo dell'imbarcazione. Eh, C'è da dire che l'equipaggio non è fatto di soli armatori e quindi in realtà chi vuole aderire a questo sport può farlo tranquillamente e, 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 e il costo è il costo del tesseramento della Federazione Italiana Vela. È facilissimo trovare un imbarco e quindi magari non, non si starà al timone perché quella è prerogativa tipicamente dell'armatore eh, ma facilmente si potrà fare il prodiere piuttosto che eh, personaggi brantista. importanti ricordo anche su Luna Rossa che facevano i passeggeri, stavano lì fermi ad osservare e a bilanciare forse anche l'inclinazione della barca non so se serve anche, apparentemente anche quello apparentemente i passeggeri in barca nessuno, nessuno sta senza far nulla la vostra associazione si trova? così diamo anche un po' le indicazioni logistiche a chi la volesse iscriversi. La lega Navale si trova all'interno del porto, diciamo eh, più vicina all'ingresso eh, lato sud, eh, sulla banchina di Riva Sud. Sì. Quindi facilmente raggiungibile anche, anche la vostra, la vostra raggiungibile sede. Sì, è raggiungibile, lì c'è il parcheggio, quindi. Perfetto, grazie Vicepresidente. Assessore, insomma abbiamo un po' conosciuto eh, gli sport. Eh, anche quelli un po' più particolari, perché quello di Andrea Sansò naturalmente è particolare, in bocca al lupo per tutto, grazie, eh, grazie. atleta invidiabile per quello che fai e poi eh, ti voglio ritrovare qui tra qualche, tra qualche anno con qualche medaglia, qualche titolo chissà paralimpico <ride> che dici. Me lo auguro, me lo auguro, io Ce ci lo provo. auguriamo. Tanto bisogna provarci. Poi Se non è si quello. prova, come sa Piersanti, Piersanti, benissimo, non si arriva mai no, a raggiungere sì, il sogno. Assessore Martella, quindi eh, abbiamo conosciuto, come dicevo, tante, eh, tante associazioni sportive anche questa sera, che messaggio possiamo lanciare ai eh, presenti? Guarda, io innanzitutto faccio i complimenti a tutti voi che questa sera siete ospiti di gradinata per tutto quello che fate, sia perché date l'esempio, poi per questi ragazzi che magari sognano un avvenire diverso e per quelli che magari hanno la stessa motivazione per andare avanti su quello che già fanno. Io sto conoscendo giorno dopo giorno realtà che poi ti, ti fanno crescere culturalmente e ti aiutano a far sì che eh, si può cambiare un mondo che magari può aver avuto in passato delle frenature grandi. Sia a livello politico che anche a livello sportivo, però credo che noi dobbiamo dare l'esempio, sia dalla parte eh, politica, ma anche sia da chi ad oggi riveste ruoli molto più grandi, sia a livello dello sport e chi è all'interno dello sport. Dare credibilità, credo che noi lo stiamo dando sotto tutti i punti di vista. Questa sera questi signori sono l'esempio, poi. Diciamo reale di quello che lo sport in Abruzzo... Il Abbruzzo risultato di tutti gli sforzi e soprattutto ovvio, il risultato certo. di una forte passione. Certo, è ovvio e, e se tutti gli sport vengono fatti con passione, le cose riescono sempre I meglio è una cosa fondata, quindi fon restiamo sempre con i piedi per terra, non facciamo mai passi più grandi, come diceva il vicepresidente perché poi quelli portano i risultati migliori e credo che sia la cosa migliore, anche qui va culturalmente studiata, soprattutto far capire ai ragazzi più piccoli che il risultato non si ottiene dall'oggi al domani, ma strutturalmente facendolo in modo graduata, ma facendolo in modo sempre migliore, si arriva a un livello altissimo. Quindi io vi auguro tutta la fortuna a voi tutti che siete qui su questo bellissimo palco di avere delle annate migliori da quelle che abbiamo e di ricevere molti più trofei di quello che avete già ricevuto. Grazie. Grazie all'assessore Martella, grazie a Fabio Fuschi del Real Giulianova, ad Andrea Sansò Sitting Volley, Abruzzo Basilicato o Basilicato Abruzzo? Abruzzo. Abruzzo e basta. <ride> Grazie a Gerardo Di Luca, vicepresidente del Pineto Calcio. In bocca al lupo per domani. Una gara difficile ad Agnone, ma sicuramente vabbè, non diciamo nulla. Grazie ancora all'assessore Martella. Grazie al vicepresidente della Lega Navale Giulianova, Marcello Sonaglia. Grazie a Pietro Carusi, direttore tecnico della stessa Lega Navale, in bocca al lupo per domani ed in bocca al lupo a Fabio Di Francesco, sperando di vederla l'anno prossimo, casomai, con più risultati, come diceva l'assessore, e con un'imbarcazione più costosa, perché ciò vuol dire che i risultati arrivano non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche sotto l'aspetto... Lavorativo. Noi ci vediamo sabato prossimo sempre alle 21.30 su Rete 8 Sport. Vi ricordo la replica domenicale delle 13.15 e, e allora fate un buon fine settimana e ci vediamo la settimana prossima. Buonanotte.